Questa tela seicentesca ha origine nella scuola del Cusco, l'antica capitale incaica in Perù, che si innesta nella tradizione indigena in fusione con la tradizione pittorica barocca spagnola, come si vede dall'ampio uso dell'oro zecchino che dà luce e calore all'intera scena. Particolarmente interessanti questo gonnellino che si richiama nelle tecniche raffinate della tessitura precolombiana tuttora in uso e questi fiori ancora usati nelle processioni odierne a Lima quando si porta in processione la statua del patrono, il Señor de los Temblores, che si è sostituito al vecchio patrono incaico come segno di fusione di queste tradizioni cattolica ed indigena, in ringraziamento per essere stati risparmiati da una pestilenza prima e da un terremoto poi.